Amici e amiche di Piero da Saronno, buonasera, bentornati sulle nostre frequenze. Rientriamo dopo un'assenza della scorsa settimana, dove il Basket Rovello ha visto la vittoria nei confronti del nostro amico Matteo della sua Sportlandia Tradate per 77-73, e rientriamo questa sera con una bella partita che ci vedrà contro il Basket di Gallarate. Basket di Gallarate che è al quarto posto della classifica della serie C2 del girone C. Basket Rovello invece che è all'ottavo posto, a pari merito con Cislago, con Casorate, con Cassano. Vediamo il Basket di Gallarate che schiera Pariani che è il numero 19, Piccotti che è il numero 17, Bianchi, Ciardiello e Cola. Ciardiello conosciuto nel nostro torneo estivo, un grandissimo tiratore. Noi rispondiamo con Bottinelli, Davide Terraneo, Borghi, Del Pero e Losa. Sugar subito amministra il pallone, chiama lo schema doppio blocco alto degli alti. Ancora Sugar fuori per Losa. Losa contro Ciardiello, uno contro uno. Ciappe tira subito anche lui. E sono i primi due punti per i nostri ragazzi. Quindi palla subito a Ciardiello, ricevuto da Cola. Subito una bomba di Ciardiello, che ha conosciuto la nostra palestra, quindi sa com'è la misura del ferro. Allora Borghi per Davidino, blocco di Borghi, Davide lo prende, poi lo prende anche Bot, scarico fuori per Borghi, piedi per terra, bomba che va dentro anche per il nostro Giorgione, i primi tre punti con zingarata di Sugar sotto canestro. Davide che cerca di rubare palla a Bianchi, ancora fuori per Bianchi, servito un passaggio di ritorno, poi fuori per il numero 12 Cola che non prende nemmeno il ferro, e poi chiuso molto bene dalla nostra difesa, spreca il pallone e poi Losa che riceve lo scarico ancora da Davide Terraneo. Sugar va in mezzo all'area, scarica per Davide, fuori per Losa. Corto il tiro di Losa, preso bene il tiro ma un po' corto, e allora 5-3 ancora per i nostri ragazzi. Fuori una bella penetrazione ad arcobaleno per Cola, e poi Sugar subito in contropiede, scarica fuori per Davide Terraneo dalla sua mattonellina, altri due. Davide accusa un colpettino, ha male a un polpaccio sembra. Fuori il lunghissimo Pariani, Marcello, finta il tiro, poi Piccotti, Ciardiello sotto ancora per Pariani che fa infrazione di passi, curato molto bene dal nostro Giorgione Borghi, si è rimasto fermo davanti a lui ed è inciampato. Allora giochiamo Transi, giochiamo Transi per il blocco di Botti che rolla fuori. E poi Losa fuori ancora per lui, Ciardiello lo cura a due metri, Davide Terraneo curato da Piccotti, Botti, primo passo, scarico fuori per Sugar, arresta il tiro di Sugar con i piedi per terra, ferro corto, e poi Borghi riprende il rimbalzo molto bene, Botti gira per Losa ancora, sotto per Sugar che si gira, sospinto da Ciardiello, realizziamo il punto del 9-3. Solo tre minuti passati, abbiamo già segnato più del primo quarto della scorsa settimana. Penetrazione e stoppone sul piccolo Bianchi Stefano. Arosio, che è il coach di questa pallacanestro di Gallarate, comincia con i suoi urloni. Giro allora ancora per Bianchi, playmaker del 94, fuori per Piccotti, ancora Piccotti in uno contro uno, arresta il tiro di Piccotti, ferro lungo, Botti arpione al rimbalzo, la dà Gio Borghi subito, transizione un po' lenta però ci disponiamo bene, doppio blocco in alto, Sugar stoppatona sul collo da parte di Cola a Sugar che è andato facile sul numero 16 Bianchi. 12 secondi da giocare in questo
pezzettino di partita per noi ancora, ancora Boot, ancora Sugar sotto che sfrutta il mismatch con il piccolo Bianchi e poi sospinto fuori da Davide Terraneo. Bianchi conquista il primo fallo della partita dopo 3 minuti e mezzo di gioco. Rimessa da lato per Bianchi fino in fondo, cercheranno un tiro liberatorio per Ciardiello che va in mezzo all'aria, la scarica per numero 19 che la scarica ancora per Bianchi, ancora per il lunghissimo che va in penetrazione molto morbida, Marcello Pariani. E allora Davide contro Picotti, fallo di Ciardiello, fallo del numero 17, scusate, non di Ciardiello bensì di Stefano Picotti. Rimessa dal fondo per i nostri ragazzi con 19 secondi ancora sul cronometro. Fuori per Giorgio Borghi, avventuroso, un passaggio molto avventuroso, la diamo a Davide Botti, fuori ancora per Davide Sugar, scarico per Giorgio Borghi, milioni di extra pass per poi realizzare nulla. E allora subito in contropiede Bianchi, arresto e tiro che non va di Bianchi, troppo frettolosa la soluzione di tiro di Bianchi. E allora fallo dopo la rubata del 17 Picotti, Pariani Marcello, fallo di Marcello Pariani, secondo di squadra per i ragazzi di Coach Arosio. Ancora 5:44 da giocare in questo quarto. Ancora Sugar, gioca pick and roll con Botti che poi non si concretizza. Allora Botti esce, penetrazione di Davide Terraneo, fantastica penetrazione, ha dribblato i cinesini che c'erano per terra e l'ha appoggiata al vetro molto bene. 11-5, Ciardiello ciappe tira corto, Davidino a rimbalzo gli casca in mano il pallone sotto per Botti. Vediamo se Botti riesce a appoggiare bene al ferro come solo lui sa fare, invece no, da fuori per Sugar, blocco di Giorgio, ancora uno contro uno e poi fallo, incredibile fallo non fischiato dagli arbitri che sono il signor Zoni e il signor Jabbar. Ricordiamo la scorsa settimana, oltre a Rovello che ha pareggiato, ha vinto 77-73 con la pallacanestro di Tradate, Cadorago ha vinto finalmente dopo 4 perse contro Luino che ci aveva fatto disperare invece la settimana precedente. Gallarate ha perso a Casorate di 9 punti, Lentate consolida il suo primato con ben 17 partite vinte ed una sola persa. Cervenate vince con Bosto e quest'oggi Cervenate giocherà in quel di Luino una partita altrettanto facile. Richiamate in campo le squadre. Rimessa dal fondo, Ciardiello, la guardia numero 13 di Gallarate, è il secondo miglior realizzatore di questo campionato. Ecco che riceve il pallone, esce Botti in un bel raddoppio e poi sotto si perde il suo avversario perché non è stato coperto da nessuno. Ciardiello con una media di 18 punti a partita, notevole la c'ha. Esce Botti ancora per ricevere il pallone per Sugar. Sugar per Ricky Losa, arresto. Botti, bomba da 3, che va la bomba di Botti che ci porta sul 14-7, scusate. Ancora Bianchi. Fuori per Ciardiello, passi di Ciardiello,
fallo di Bottinelli, dubbio, erano un po' in frazione di passi, fischiato un fallo a Botti, c'era un'infrazione di passi, non fischiata. Ciardiello, saranno due sicuri. Buono il primo di Ciardiello, secondo di Ciardiello, solo rete. Il nostro miglior realizzatore invece è Davide Terraneo, con una media di più di 10 punti a partita. Sugar ancora per Davide, va in mezzo all'area Davide, inciampa, fa male alla caviglia Davide o il polpaccio, fatica a stare in campo. Arresto e tiro di Sugar, peccato, corto Boi, poi Giorgio Borghi non ce la fa, schiaffeggia soltanto il pallone, penetrazione ma non riesce a raccogliere il pallone. Picotti, la scarica fuori ancora per Bianchi, esce Borghi, lascia libero l'uomo suo e la lontano, e poi taglio ancora di fallo di Bottinelli, ancora a cui darei un bel cambio. Quanto è il secondo fallo, entra infatti Nicola Sporro al posto di Botti, cambio per noi, entra Nicola Sporro. Anche l'arbitro dice che è sbagliato il fallo. Ancora fuori per Picotti. Bianchi, bellissimo pick and roll, dimenticato da Porro, di Pariani con il piccolo Bianchi. 14-11 per i nostri ragazzi. Si sta avvicinando la squadra di Filippo Rosio. Ancora Davidino, Porro sotto, curato da tre persone. Allora fuori Losa, un blocco per lui. Ecco qua che arriva il blocco per lui. Ciardiello lo cura molto bene, Davidino. Arresto e tiro di Davide, una preghiera e poi ancora Nicolas, la piovra. Davidino, penetrazione, fallo molto prima del tiro, non è buono il canestro. Rimessa dal fondo, altro cambio per noi, esce Giorgio Borghi, buona la sua, secondo fallo anche per Gallarate, scusate. Rimessa per Davide, Sugar, ancora scarico fuori per Davide, per Losa, arresto e tiro in mezzo all'area di Davide. Nicolas cerca di arrivarci, quasi ce la facciamo. 2:20 al termine del primo quarto, 14-11, sono riavvicinati i ragazzi di Tradate. Ancora Picotti, consegnato poi da Cola, Picotti, Nicolas lo schiva, lo lascia andare. 14-13, abbiamo un altro cambio, mettiamo Gio Bosa adesso. Poi ancora Sugar, blocco, pick and fuori, andiamo sempre a terminare l'azione. Fantastico scarico di Davidino dietro la schiena per un buon backdoor di Max Barbizan, che ci porta un po' di respiro sul 16-13. Ancora gira il pallone, finta il tiro e poi va la penetrazione. Picotti, chiuso molto bene da Sugar, ancora Picotto, fuori per Bianchi che fa saltare e poi alza la parabola per evitare la stoppata di Porro. Picotti, e riconquistiamo il rimbalzo e poi infrazione di piedi da parte del numero 17 Stefano Picotto. Cambio, esce Ricchi Losa ed entra Andrea Boss. 16-13, 1:08 da giocare, riceve allora Sugar,
campo non fischiato, doppio blocco sopra, ancora blocco, si gira e si volta, ancora per Barbisan, fuori per Davide, per Nicolas, per Boss, che farà un palleggino, una penetrazione di sinistro, alza la parabola molto bene, prende il ferro corto, entra anche il numero 20 Puricelli per Gallarate, fallo e cambio a 45 secondi alla fine del primo quarto per Lollo Lanzi, che avvicenda Sugar del Pero. Ancora Bianchi, instancabile, scarica per il numero 19 che butta una palla incredibile in cielo, Pariani, e la realizza. Ultimi 29 secondi, Boss che gioca a 3 ora, ancora per Davide, un taglio sotto, su una zona, Davidino Terraneo stoppato, Barbisan conquista, Lollo, arresto e tiro di Davide che giustamente tira in quanto mancava un secondo alla fine della nostra realizzazione. Arresto e tiro per la fine del primo quarto di Stefano Bianchi, che non va a canestro, e quindi andiamo al primo mini break sul 16-15 per i ragazzi del basket di Rovello. Ricordiamo all'andata, la partita era finita dopo un tempo supplementare ed era stata persa dai ragazzi di Rovello per 77-73, dopo aver giocato veramente bene. È stata veramente un peccato, era stata una bella partita nella palestra di Gallarate. Anche Gallarate ha alcuni giovanissimi in campo, addirittura il numero 7 Luca Tomasini, che non è ancora entrato, è un 97, il numero 4 che è un 96, come pure il numero 8 Gatto Christian. Ovviamente attingono parecchio dal loro vivaio, buon per loro che ce l'hanno, noi lo stiamo costruendo pian piano, abbiamo degli ottimi under 17, degli ottimi under 15 che si stanno facendo strada all'interno della provincia. Riprendiamo ora con ancora Bosa e Barbisan, Nicolas, entra Moscatelli ora al posto di Davide Terraneo, forza ragazzi. Rimette il capitano Stefano Gentile, che entra al posto di Ciardiello. Speriamo che non sia come il Gentile della pallacanestro di Cantù o della pallacanestro di Milano, che sia solo un'omonimia. Pick and roll di Bianchi, stoppato alla grande da Lollo, grandissimo Lollo. Stoppato Bianchi sulla sua penetrazione, è entrato anche il numero 12, no scusate, il numero 12 era già dentro, scusate, ancora instancabili, allora Bianchi davanti, Boss contro Gentile, Lollo, Barbisan gli fa un blocco, rolla fuori, pronto per il tiro da tre, corto, peccato, poi Nicolas schiaffeggia la palla verso Moscatelli. Non è abbastanza lesto ad andare a prendersela e quindi si riprende con una rimessa per i nostri cari avversari di Gallarate. Sempre Bianchi, playmaker per Gentile, raddoppiato molto bene da Barbisan e da Moscatelli, rubiamo molto bene un pallone, conduce il contropiede Boss, poi si ferma Moscatelli contro Gentile, esce Lollo da 6 blocchi, arresto e tiro di Lollo e sono 3 punti
i primi tre punti di Lollo che ci portano a più 4, 19-15. Buona Lollo, ci sta dando delle buone prestazioni ultimamente, speriamo che sia anche questa una di quelle. Esce ancora Puricelli, Davide Puricelli per la rotazione fuori i ragazzi di Tradate. Nicolas ha cambiato uomo e poi finito il tempo, non ha preso il ferro. Ottima la difesa, è stato un cambio d'uomo ideale in quanto il piccolo Bianchi non è riuscito a scavalcare il nostro tentacolare Nicolas Porro. E allora Lollo, sempre contro Bianchi, che va a cercare di portarci sul più 6, perfetto assist per Bosa, che prende il ferro corto, subisce fallo, saranno due tiri liberi per lui, grande assist di Jack Porro. Cambio ancora per i ragazzi di coach Filippo Rosio, rientra Picotti Stefano ed esce l'ottimo Stefano Bianchi. Boss, primo libero, ferro ferro e se ne va. Dai Andre, secondo libero di Andrea, è fuori anche il secondo libero di Andrea, peccato, un poco ritmo. E poi Moscatelli stasera indemoniato, secondo pallone rubato da lui, rolla allora Barbizan per Moscatelli, sotto ancora per Barbizan, muove molto bene il pallone, ancora Andrea Boss, fuori per Barbizan, finta il tiro e poi passi di partenza. Era giusto il primo tentativo di tiro e non la finta, ha messo per terra il pallone dopo e ha fatto infrazione dei passi. Eccolo, uno dei giovanissimi, Luca Tomasini, 1997. Allora Puricelli, Gentile, Tomasini, gira veloce il pallone, ancora Picotti, due blocchi per Picotti, rolla dentro il lunghissimo, passo e tiro, non va, e poi Boss accarezzando il pallone, prima con Barbizan e poi con Boss. Lollino, finta allo scarico, ancora Boss, fuori per Moscatelli, la sua piastrellina, e sono tre punti, e sono tre punti anche per Moscatelli. Questa sera siamo con mano tiepida, fortunatamente, Piero, questa sera qualcuna in più la mettiamo del solito, e quindi siamo sul 22-15. Passati soltanto 3 minuti del secondo quarto di gioco, time out chiesto giustamente dai ragazzi, o meglio da coach Arosio. Nella partita contro Tradate, Lollo Lanzi ha realizzato una bellezza di 16 punti e poi grande prestazione anche di Andrea Bosa e di Davidino Terraneo. Bosa, anche lui 16 punti, ha dato grande impatto quando è entrato in campo, veramente giocato bene. E Davide con i suoi 12 punti ha coronato molto bene una sua ottima gara. Forza ragazzi, eccoci pronti per riprendere la partita con playmaker Picotti. Puricelli esce a prendere il pallone, Barbizan non lo fa respirare, un saltellino, la grande difesa dei ragazzi di Rovello, ancora Boss contro il giovanissimo Tomasini e poi riesce a scappare via un attimo e quindi riesce a realizzare i primi suoi due punti. Lollo chiama lo schema, Boss esce a prendere il pallone dopo il doppio blocco, ancora Moscatelli, finta il tiro Moscatelli e poi Lollo, ubriaca l'avversario Lollo, blocco di Barbizan, c'è il roll fuori, il pick and pop, Barbizan ancora, arresta il tiro di Barbizan, prende il ferro, porca vacca, poi sfugge il pallone, riconquistato rocambolescamente dai ragazzi di Gallarate, Gentile, Nicolas lo chiude molto bene, lo accompagna sul fondo ed è costretto coach Arosio a rimettere in campo
Mister Luca Ciardiello, classe 1984, mani calde, 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 secondo miglior realizzatore del campionato. Vediamo, lo curerà Boss. Blocco. Nicolas che esce, gira per Moscatelli, penetrazione di Moscatelli, avventurosa penetrazione di Moscatelli, e poi subisce fallo in penetrazione dal numero 8, Luca Tomasini. Sono due liberi per lui sul 22-17 per i ragazzi di Manuel Ciglio dell'Allianz Bank Rovello. Mosca, primo libero, è corto, è sul tiro ferro corto. Secondo libero, Boss, Franco Bolla, Ciardiello, su questa volta sul ferro lungo. Poco precisi i liberi, 0 su 4 in questi ultimi due avvicendamenti alla linea della pietà. Ciardiello esce da due blocchi e poi cerca di mettere a tosto il pallone, poi Boss lo frega due volte, poi Ciardiello ancora, e poi con 8 secondi da tirare, 8 secondi per loro per tirare. Curato molto bene Ciardiello, che si è avventurato in mezzo all'area. Fuori ancora per Ciardiello, Boss, tienilo bene. Doppio blocco, triplo blocco, e poi fallo di Nicolas Porro. Fallo di Nicolas che spinge ed è dal fondo. Quindi 14 secondi per giocare. Rimessa da lato. Riceve l'airone Pariani. Perno, perno, gancio. Molto bene, si libera di Nicolas. È molto bravo, un po' passi, ma anche no. Discutibile. Barbizan ancora. Moscatelli, penetrazione di Moscatelli ancora, spinto fuori, ma queste velocissimo vanno e realizzano in contropiede e si portano sul 22-21 con il giovanissimo numero 8 Tomasini, scusate Gatto. Allora Boss gira sul blocco, fallo di Barbizan in mezzo all'area, appoggia molto bene al ferro, viene stoppato, ancora Gatto che si gira fuori sotto per Puricelli, che non riesce a tenere il pallone in mano. E allora doppio rientro per noi, esce Nick ed esce Moscatelli, rientra Davidino Terraneo e Botti. Esce anche il numero 19, l'airone Pariani, Marcello, e rientra Francesco Cola, altro centro di notevole qualità. 2, zona, vediamo la zona, cosa fa il nostro basket Rovello contro la zona di Gallarate, scusate. Lollino, penetrazione, scarico fuori per Davide Terraneo, Davide Terraneo dal suo mattoncino, non va. Botti ha qualcosa da dire con qualcuno, ciappa e tira di Ciardiello che non va, e allora Davidino riconquista a rimbalzo il pallone, su, via, via Davide, Lollo, Davide, c'è fuori Boss, sotto per Botti, fuori per Boss, riceve una palla un po' improbabile da gestire, e poi non conquistiamo il centro dell'area, buttiamo via il pallone. Buon fallo di Davide Terraneo sulla penetrazione del numero 17 Stefano Picotti. Due tiri liberi. Due tiri liberi per noi. Scusate, per Gallarate, da parte del numero 17 Stefano Picotti. Buono il primo libero, solo rete del mancino Picotti. Secondo libero. E Gallarate mette la testa davanti. 23-22, primo vantaggio di Gallarate. Ora sale Botti per Lollo. Lollo per Botti ancora, fuori per Davide.
Davide per Lollo, Lollo che riceve, mette sul ferro lungo, peccato, riconquista Ciardiello poi in rimbalzo e corrono poi verso veloci il tabellone, scarico fuori per Cola, taglio, passi di partenza non fischiati, pallone accompagnato in canestro da Picotti, mini break per Gallarate. Dal 22 al 17 ci siamo addormentati, hanno fatto un break di 8-0 i ragazzi di coach Filippo Arosio. Manuel sicuramente avrà qualcosa da dire. Abbiamo smesso un pochino di difendere con tanta intensità e abbiamo vanificato qualche azione contro la zonaccia fatta da Gallarate in queste ultime due azioni, che non ci ha permesso di ricevere in mezzo all'area, o meglio di ricevere ma di buttar via il pallone. Poi andiamo la prossima settimana. Rovello giocherà venerdì sera. Scusate, Rovello giocherà venerdì sera a Lentate contro il Mia Basket Groane, leader del campionato. All'andata fu una bella partita ripresa dalle nostre frequenze, 7-8, 6-6 per i ragazzi di Lentate, giocata molto bene. Intanto è ripreso il gioco con Boss che va in mezzo all'area, la butta fuori per Botti, ancora per Lollo, Lollo fuori per ancora Boss. Davide Terrano sta un po' fuori dal gioco, penetrazione di Bosa, stoppato, stoppato e fallato, molto bene, fallo del numero 8 che poi la prende, arresto e tiro, non va, e poi fallo non fischiato anche là in fondo. L'arbitro Jabbar chiede, dice a mister Manuel Ciglio di stare zitto, ed ora ancora zona. Allora ci mettiamo con doppio posto in alto, sale Botti, ancora Boss che va in mezzo all'area, prende il blocco Ciardiello, Davidino Terraneo in mezzo all'area, sotto per Barbizan, dimenticato sempre in fondo, molto bene Barbizan nel gioco di backdoor, 24-25, blocco fatto col culo. Allora fallo, passi prima di Ciardiello, vedremo nell'instant replay l'infrazione di passi di Ciardiello, vero dottoressa? Esatto, ma gli regaliamo ancora due tiri liberi. Infrazione di passi non fischiati, due tiri liberi regalati, e giustamente questo c'ha mani calde e ce li metterà tutti a due. Secondo libero per Luca Ciardiello, è solo rete, ancora Bosa, allora in zone press, adesso sono in 3-2, Andrea Bosa, esce Barbizan, sotto per Botti, si gira Botti, scarica fuori per Lollo, per Boss, fallo da dietro di Ciardiello non fischiato, Barbizan ancora recupera un buon rimbalzo, Lollo finta al tiro e Boss invece va a mettere una bomba corta, peccato, gli cade in mano a Purricelli il rimbalzo. Cambiamo Boss che si arrabbia, rubiamo bene il pallone, Davidino corre, non addomestica il pallone, troppo veloce, Botti, infrazione di passi, si contra e poi per fortuna Barbizan corre più degli altri in difesa e recupera il pallone. Botti è veramente fuori fase, una fase di negazione. Ah, bellissimo, fantastica penetrazione di Davide, prende il ferro lungo, ancora Lollo contro 4, Barbizan, abbi il coraggio Barbizan, c'è in buone mani, non va, Botti va a prendersi un pallone in cielo, poi viene schiacciato da un pernoc di Cola sulla testa e poi Lollo che fa fallo sul numero 17 Stefano Picotti. Cambio, doppio cambio, esce Boss ed entra
Losa ed rientra Giorgio Borghi per Max Barbizan, buona la sua, buoni i backdoor dietro sotto canestro. Ecco Losa contro Ciardiello, è rientrato anche il play Stefano Bianchi, arresto tiro in mezzo all'aria del giovanissimo che non va, Botti accarezza il pallone, poi va in mano di Davide Terraneo, Lollino, arresto tiro di Lollino, finta che non va, Giorgio Borghi, Zingaration di Giorgio Borghi, Davidino Terraneo fuori per Losa, cerchiamo Lollo, Lollo che tira da 6 metri adesso, scarico per Giorgio Borghi a piedi per terra, una sicurezza Giorgio Borghi con i piedi per terra, 2-6, 2-7, avanti di 1 i ragazzi di coach Filippo Arosio, blocco irregolare di Ciardiello che non a cui non viene fischiato poco niente, e poi buono, infrazione di passi non fischiati, e poi sceneggiata da parte di Ciardiello in mezzo all'area, arresto e tiro che prende il ferro per fortuna e basta, Bosa recupera, sì, scusate, Botti recupera il rimbalzo, 16 alla fine di questo quarto, è passato un po' troppo tempo secondo me. Lollo, ancora Lollo in uno contro uno, ubriaca, e si ubriaca, e poi fallo di Ciardiello che gli strappa la maglia, gli tira la maglia e poi incredibile fallo, Ciardiello veramente un fango che tira la maglietta a 2 secondi dalla fine, una bella penetrazione con il ginocchio alto, 2 liberi per loro, regalati, 28-26, intanto Ciardiello si scusa naturalmente, 29-26, 2 secondi, 1, mettila, ah, peccato, prende il ferro corto, la preghiera di Davide Terraneo, andiamo a riposare sul 29-26, amici di Piero ci vediamo tra una decina di minuti, andiamo a prendere un bel caffè.